Le domande, come avete detto, sono state già presentate, sono più di 800.000 domande, adesso ci sarà la fase di verifica da parte dell'INPS e i beneficiari in pochissimo tempo avranno la possibilità appunto di avere non solo un sostegno al reddito ma dei servizi attivi per il lavoro che li aiutano all'inserimento lavorativo. Lei è la prima firmataria, già dal 2016 quello che sembrava un sogno oggi è realtà. Sì, sono la prima firmataria addirittura nel 2013, quindi parliamo di 6 anni fa, è un sogno che diventa realtà con il Movimento 5 Stelle al governo e che appunto immediatamente tra le prime misure che ha messo in atto è stato proprio il reddito di cittadinanza. Continuano le polemiche con la Repubblica che addirittura testava che è un provvedimento che verrà spostato. Assolutamente no, abbiamo già fatto dei comunicati ieri sia il Ministero del Lavoro che io, il provvedimento non verrà spostato, c'era un errore di trasmissione che era stato fatto dalle Camere, dalla Camera poi alla Gazzetta Ufficiale, è stato già modificato e quindi non c'è nessuno slittamento. Diciamo che l'Italia è molto ed era molto indietro, decenni indietro rispetto a tutti gli altri paesi europei per investimenti in servizi per l'impiego e in centri per l'impiego, noi siamo il primo governo che sta facendo questo importante rafforzamento e questo importantissimo investimento che tutti gli altri paesi europei hanno fatto, è un investimento che non solo va a favore dei lavoratori e di tutti coloro i quali sono rimasti indietro perché avranno un servizio di accompagnamento al lavoro, ma è un investimento anche in nuova occupazione, tant'è che anche per la Sicilia ci saranno direi quasi 1 migliaio di nuovi occupati di persone competenti, i cosiddetti navigator orientatori che aiuteranno appunto all'inserimento lavorativo. Come verranno inseriti questi navigator quando qualcuno sosteneva che comunque ci voleva un concorso per inserirli? Ovviamente ci sarà un bando della regione perché è un posto a tempo indeterminato presso i centri per l'impiego e chiaramente si farà. E in che tempi verrà fatto? I tempi li avremo a breve perché ci sarà un incontro con le regioni a brevissimo, proprio a stretto giro, e da là si stabiliranno tempi e modalità di inserimento appunto dei nuovi operatori.